versione dance del pezzo è davvero una stupidaggine. Michu, smettila! Non ricominciare di nuovo con questa storia! C'è già il CD e siamo al primo posto nelle classifiche, che senso ha? Abbiamo deciso insieme di fare anche una versione dance. E adesso la fai! Sono stanca. Basta, io vado a casa. Vieni con me? No. Devo missare, non posso venire. Io me ne vado. Abbiamo un contratto e una scadenza da rispettare. Dobbiamo consegnare il lavoro. Qui si tratta solo di vedere cos'è più importante per te. Se io o quel maledetto contratto. Oh, Michu, ti prego. Bene, ho capito. Ancora tu! Michu, per favore, dobbiamo parlare. Non c'è niente da dire. Smettila di corrermi sempre dietro. Te l'ho detto mille volte che tra noi è finita. Puoi smetterla solo un minuto di pensare alla tua carriera e starmi a sentire una buona volta. Ora mi vuoi dire che c'entra la mia carriera? Non vorrai mica farmi credere che stai con quel poco di buono soltanto perché lo ha. Adesso smettila! Lasciami andare e vattene! Questo è davvero l'ultimo. Per me no. Allora salute. Da quando il CD è al primo posto, Michu mi fa impazzire. Secondo me tu la provochi e fai un mucchio di stupidaggini. Lei però è presuntuosa. Forse è proprio questo che la rovina, Daniel. Questo è anche il successo che l'ha travolta. C'è di peggio. Ed anche questa settimana al numero uno della nostra hit parade c'è la straordinaria Michu. Di solito a quest'ora avevamo già mangiato un panino a testa, dico tanto per dire. È proprio vero. Non mangiamo wurstel da parecchio tempo. Già, ogni giorno io ne porto quattro, ma dal momento che nessuno me li ha chiesti, allora... E così te li sei mangiati? Sì, ma non tutti io. Rex mi ha dato una mano. E oggi? Secondo la tradizione, Rex lo deve trovare da solo. Ma conosce tutti i nasconditi. Ma noi siamo furbi e ne troveremo uno che lui non conosce. Vieni. Vieni anche tu. Sai che facciamo? Lo mettiamo qui. Ah, buona idea. No, non sotto la V doppia, lo trova subito.
La Z allora. Z, Z va bene. Qui non lo trovo sicuro. No. Rex, trova il panino. Dai Rex, cerca, cerca. Cerca il panino, avanti. Su Rex, cerca il panino. Cerca il panino, Rex. Rex, dov'è il panino? Rex, dov'è il panino? Cerca il panino. Cerca, cerca, cerca. Cerca il panino, cerca, cerca, cerca. Cerca il panino. Dai, su, avanti. Avanti, Rex. Dov'è il panino? Avanti, cerca il panino, forza, forza. Rex. Cerca il panino. Cerca, scusate. Forse a Rex è passata la fame. Ho chiamato i vigili del fuoco, la portiera era chiusa dall'interno e qualcosa non andava con le serrature. E non si conosce la causa che ha provocato l'esplosione del serbatoio. Sembrerebbe che la vittima abbia tentato disperatamente di uscire dalla macchina. Il cadavere ha ustione di quarto grado ed un ematoma epidurale da ustione sul lato destro, ma al momento non sono in grado di dire altro. Ciao Alex. Ciao. La vicina ha sentito l'esplosione ed è corsa subito alla finestra, ma la macchina si era già incendiata. Si sa già chi è la vittima? Sì, i vigili del fuoco hanno detto che l'auto è di Michulan, forse lei. Proprio quella Michulan? È una cantante molto famosa. Ciao Tania. Ciao Marco. Quando sei tornato? Un paio di giorni fa. Beviamo qualcosa? Michu è morto. Cosa? È morta bruciata nella sua auto. Lo ha appena detto la radio. Deve essere stato un incidente terribile. Dina, due vodka. Non si sa ancora nulla di preciso, ma le sta proprio bene. Lei e la cricca che frequentava sono dei maiali. E come mi hanno fatto fuori? Lo so quello che provi. E tu? Io cosa? Hanno trattato male anche te. Niente di niente. Giorno. 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 Allora, avete trovato qualcosa? Nessuna traccia di esplosivo o di acceleratore di combustione. Ci deve essere qualcosa che ha fatto esplodere il serbatoio. Abbiamo escluso anche possibili difetti tecnici, ma qualcosa abbiamo trovato. Sul serbatoio esploso abbiamo scoperto questo punto. C'è un forellino, ad occhio nudo non è visibile, ma guardi qui. Avevo fatto delle foto al microscopio elettronico. Ora può vedere il foro. Presumo che sia stato esposto ad una fonte di calore fortissima. Sembrerebbe una saldatura, ma non lo è. Ah, e allora che cos'è? Non ne ho idea, non c'era mai capitato prima. Ve lo ripeto, non siamo in grado di dare notizia sul caso Michulan. Se ci saranno delle novità, vi informeremo al più presto con un comunicato stampa. Mi dispiace, non ci sono ancora novità. Sto diventando pazzo. Centralino, non passateci più le telefonate dei giornalisti, altrimenti non riusciamo a lavorare. No, non sappiamo ancora niente. Davvero un peccato.
E se urli un po' più forte possiamo risparmiarci il telefono, visto che sono soltanto al piano di sotto. Ah, scusami, Alex, che i giornalisti mi fanno diventare matto. Qualcosa di nuovo? Sì, abbiamo trovato qualche notizia che la riguarda. Aveva una relazione con l'autore della sua ultima canzone di successo. È un musicista, anche lui conosciuto. Si chiama Daniel Trauno, anche l'indirizzo. Scusi, mi dispiace. Vengo di là, va bene? Sì, andiamo. Accidenti. Salve, sono della polizia, squadra omicidi. Il mio nome è Brantner. Sì, credo di sapere perché qui. Una cosa terribile. Già, sto cercando un certo signor Traun. Può dirmi dove posso trovarlo? Nell'ufficio qui accanto. Ma non sta molto bene, neanch'io, ma devo andare avanti perché il CD deve essere finito. Signor Traun? Signor Traun? Sì, mi chiamo Brantner. Sono della polizia. Dovrei farle un paio di domande. Si sa qualcosa su Michu di più preciso? Purtroppo ancora no. Speravo che lei mi potesse essere d'aiuto. Ho sentito la notizia alla radio e sono andato subito alla polizia. Ma non hanno saputo dirmi niente. Parlavano di un incidente. Già. Però sembra che non sia andata così. Sa se Michu aveva litigato con qualcuno o aveva dei problemi? No, veramente no. Di tanto in tanto si faceva vivo il suo ex, che voleva tornare insieme a lei, ma ogni volta finivano per litigare. Sa come si chiama? Eh? Patrick Hughes. Abita da qualche parte nel terzo distretto. Mi scusi, lei sa dov'era il signor Traun ieri notte, diciamo verso l'una? Qui. Abbiamo bevuto fino alle 3 e ci siamo sbronzati. Perfetto, è tutto, grazie. Sia in pericolo, allora lui deve intervenire. Mi chiamo Brantner, sono della squadra omicidi. Cerco il signor Hughes. Sono io. Ah, bene. Mi dispiace, ma suppongo che lei sappia che la sua ex ragazza, Michu Lang, purtroppo è morta ieri sera in circostanze non chiare. L'ho sentito alla radio. Volevo disdire l'esercitazione, ma non mi è stato possibile. Sì. Ha un'idea di cosa possa essere successo? Alla radio hanno detto che Michu era in macchina e che questa ha preso fuoco all'improvviso. Dovreste esaminare l'auto. Già, è quello che stiamo facendo. Lei dov'era ieri notte, diciamo, verso l'una? Io? Ero in servizio. Allora ha preso sicuramente dell'incendio. Sì, c'è stato anche un comunicato. Ma mi è sfuggito l'indirizzo e poi era competente un'altra stazione. Immagino che qualche suo collega confermerà il suo alibi. Ma certo. Patrick! Mi scusi. Un'ultima domanda. Sa se Michu ultimamente aveva litigato con qualcuno? Quel compositore con cui aveva una relazione, beh, è un tipo molto geloso, soprattutto di me. Arrivo. Allungate quella manichetta. La storia è in prima pagina su tutti i giornali. Brucia la diva. L'indimenticabile Michu è morta. Guarda qui,
C'è scritto che poco prima di morire ha litigato con un uomo. Chi è l'uomo nell'ombra? Sono io. Allora, suppongo che abbia qualcosa da dirci, signor Hughes. Si sieda, la prego. Devo dirle come sono andate le cose. Mi sono allontanato durante il servizio perché volevo convincere Michaud a tornare con me. Mi ha respinto e allora mi sono allontanato. Per strada ho incontrato uno di quelli che vendono le rose e che vanno di locale in locale. Ho comprato un mazzo e sono tornato per darle a Michaud, poveretta. Volevo parlare un'ultima volta con lei. Perché io l'amo ancora. Allora era da Michaud? Sì. Ho visto i vigili del fuoco davanti a casa sua mentre la estraevano dalla macchina. E perché non si è avvicinato? Ho capito che non c'era più nulla da fare. E poi mi è venuto in mente che non avrei dovuto essere lì, perché ero in servizio. Se qualcuno dei miei colleghi mi avesse visto, avrei perso subito il lavoro. Capisco. E perché il suo collega mi ha detto che lei è stato in stazione tutta la notte? L'ho pregato io di dirlo. È per questo che sono qui. Se si scopre la cosa, io e lui saremmo subito cacciati. Se la foto non fosse stata pubblicata, probabilmente lei non ce l'avrebbe mai detto. Ma il fotografo l'ha vista e avrebbe potuto facilmente descriverla. È vero anche questo. Ma voi cosa avreste fatto? Non solo ha convinto il collega a rendere falsa testimonianza, ma adesso vuole anche farci credere ad una storia che non sta in piedi. Bene. Ci occuperemo di verificarla, ma lei intanto deve rimanere qui. Dove ha acquistato quei fiori? Nella zona pedonale di sinistra. Buongiorno, sono Kunz, squadra omicidi. Mi occorrono alcune informazioni. Non so niente. Ma lei non sa che cosa sto per dirle. Non lo voglio neppure sapere. Non potrebbe almeno aprire la finestra, scusi. Qui non ci sono finestre. Ah, non ci sono. Senta, chi dei suoi venditori si trovava ieri a luna di notte nell'area pedonale, quella di sinistra? Ma per chi lo chiede proprio a me? Lo sanno anche le pietre che lei gestisce la vendita delle rose nei locali. Che c'è adesso? Me ne vado. Ma che le viene in mente? Venga qui, non ho finito. Mi viene in mente che devo chiedere chi vendeva le rose ieri nella zona dell'area pedonale. Chi ha venduto ieri notte a luna le rose nella zona dell'area pedonale? Quello alto, che è qui da una settimana. Uno dei clandestini. Allora non è stato nessuno, intesi? Beh. Allora, ha saputo chi era? Nessuno. Che vuol dire nessuno? Probabilmente uno che lavora in nero. E noi certamente nessuno. Nell'immondizia davanti ai vigili del fuoco, come Jobs ha detto. Già, ma può averle comprate in qualunque posto. Infatti non ho trovato nessuno che può confermare le sue dichiarazioni. Significa che ho rovistato in tre bidoni della spazzatura per nulla. E direi che si sente. E tu puzzi di sigaro. Sì, ma almeno è di quelli costosi. Visto, nemmeno Rex sopporta il tuo odore. È lui! Già, sempre d'accordo voi due, eh? Grazie, Rex. Avete trovato qualcosa sull'altra cantante, quella che era in coppia con Michaud? Sì, le due non erano in buoni rapporti. Si dice che avessero litigato. A dire la verità non l'abbiamo ancora trovata, però crediamo di sapere dove potrebbe essere. Grazie.
L'ottico è lì accanto. Ecco, abbassa il volume. Posso aiutarvi? I valzer però sono finiti. Si tratta di Michu Lang. Figo. Che vuol dire figo? Vuol dire quello che non sarai mai. Figo è essere il numero uno e poi dopo aver raggiunto la vetta morire. Questo vuol dire essere figo. Se lo dice lei. Siamo qui per Tania Steiner, quella che cantava con Michu. E le due hanno litigato e si sono separate. Tania lavorava qui. Sì, ma è passato molto tempo ormai, da quando se n'è andata. Sa dove abita adesso? Probabilmente bivacca sotto qualche ponte. Michu non era buona. Si riferisce a quella storia con il compositore, quel Daniel Traum? Lei se ne serviva. Si è messa con lui perché pensava che la potesse aiutare nella sua carriera. Per questo il suo ex ragazzo non contava più. Prego. Crede che Patrick Hobbs volesse vendicarsi? Quello non lo farebbe mai. Anche lei avrebbe avuto un motivo. Non sono una che combatte. Non si vede. I miei colleghi hanno verificato il suo alibi ed è stato confermato. Per caso, le viene in mente qualcun altro che Michu abbia offeso? La porcheria più grande è stata la canzone. Quella che ha avuto successo. Sarebbe a dire? Non è né sua né del suo compositore. È stata rubata. Sono cose che capitano. Ma non in modo così meschino. Ed è al primo posto in tutte le classifiche. E a chi sarebbe stata rubata? A Marco. Marco, e il suo cognome? Marco Kolb. È lui che l'ha creata, poi l'ha scritta e l'ha data a Michu, idiota. E lei e quello scemo hanno detto che la canzone era loro. E questo Marco scriveva musica per voi? No. Lui curava gli effetti laser degli spettacoli. Si accomodi. La sua supposizione era esatta. Se esaminiamo i buchi di questo pezzo di metallo al microscopio elettronico e li si confronta con le sue foto del serbatoio, vedrà che per certi versi sono identiche. È una prova che il serbatoio è stato attraversato da un raggio laser che ha causato l'esplosione della benzina. Già, ma l'assassino non può essere andato in giro con uno strumento come questo. Beh, non è detto, ci sono anche ottimi apparecchi di piccole dimensioni. Venga con me, gliene mostro uno. Con un particolare accumulatore, per esempio, questo apparecchio può raggiungere un'autonomia di 8 ore. Pensi che il raggio emesso nel punto in cui colpisce raggiunge una temperatura di diverse migliaia di gradi. Ma perché allora non ho visto nessun raggio? Perché i laser che si usano in medicina o nell'industria, come in questo caso, sono generalmente invisibili. Però le posso mostrare un apparecchio dove si vede il raggio come accade in discoteca. Prego. Ecco. Guardi, si può fare anche questo. Vuole provare anche lei adesso? Grazie, io non fumo. Ci vedessimo nell'ufficio del direttore. Perché devo parlare con tutte e due, prego. Vieni, Rex. No, adesso stammi a sentire, te lo ripeto ancora una volta. I nastri li avrete dopo, dovete cominciare, ho bisogno dei CD al più presto, è chiaro? È un continuo andirivieni qui. Sì. Dimmelo tu, si è mai sentito un morto cantare? Sì. Intesi? Ok, ci sentiamo. Hubert. Eh? Sono arrivati i signori. Il signor Brattner della Omicidi, il signor Nielsen, il direttore. Buonasera. Salve. Allora la morte di Michu è stata un omicidio? Probabilmente, ma non è per questo che sono qui. Pare che Michu avesse rubato la canzone che stava incidendo e che voi avete pubblicato. No, non è vero. Questa è la stupida storiella che Marco ha messo in giro. Non c'è una sola parola di verità.
Comunque sia, quel Marco con il laser ci sa fare. E nel frattempo si è appurato che l'auto di Michou è stata incendiata con un raggio laser. Ma quello è diventato pazzo. Almeno lo avete trovato. No, la sua residenza è sconosciuta, ma lo stiamo cercando. Allora quel pazzo è a piede libero, è vero? Sì. A me non interessa se quella canzone è stata rubata o no, non rientra nelle mie competenze. Sono qui solo per metterla in guardia. Può chiedere la nostra protezione e anche lei. Grazie mille, vado a Monaco e ci resto fin quando non lo trovate. Come preferisce, ma se fossi al suo posto mi affretterei. Arrivederci. Vieni, Rex. Io te l'avevo già detto che avresti dovuto accontentarlo con una partecipazione. Mi ha chiamato un paio di volte, ma me lo sono tolto dai piedi. Stammi a sentire, non hai il minimo straccio di prova che la canzone sia sua. Ah. E tra l'altro, noi non siamo neppure sicuri che sia sua. È tua la colpa se Michou ha fatto quella fine. Tu hai le mie stesse responsabilità. Ma l'idea chiaro? Di farci dire che la canzone era mia e di Michou è stata tua. È proprio colpa tua. Ah. Voi ci avete fatto un sacco di... Certo, e anche tu. Io ho paura. Alex, mi hai chiamato per un incidente stradale. Quest'uomo è morto per una frattura alla nuca. Non sai chi è? No, perché? È importante. Certo, si tratta di Daniel Traun, compagno di Michou e suo autore. Uno della stradale lo ha riconosciuto dalle foto sui giornali e ci ha informato. Ah, capisco. Sospetti che ci sia un nesso tra i due incidenti. Controlla se ci sono tracce di bruciature da laser. Noi nel frattempo faremo esaminare anche la moto. Va bene, sarà fatto. Sta buono, Rex. Probabilmente l'assassino sapeva che la vittima faceva questa strada e l'ho aspettato al varco. Oh, accidenti, devo chiamare Nielsen e avvertirlo. Signor Nielsen, sono Brantner. Purtroppo devo comunicarle che Daniel Traun è morto cadendo dalla sua moto. Un incidente che a noi sembra molto sospetto. Come ha detto? Ma è terribile. Sì, sto andando all'aeroporto. Prima devo passare in ufficio a prendere un paio di cose. Le consiglio di andare direttamente all'aeroporto. Arrivederci. Abbiamo trovato qualcosa su Marco Kolb? L'Interpol dice che non risulta residente neppure all'estero. L'unica cosa che si sa è che ha un camper con targa italiana. Studio di registrazione Nielsen. No, il signor Nielsen non è ancora arrivato, ma dovrebbe essere qui a momenti. Anche noi lo aspettiamo. Mm? Vuole provare a richiamare più tardi? O preferisce lasciare un messaggio?
No, grazie, richiamo più tardi. Ah, sei arrivato. Non ho tempo, devo andare all'aeroporto. Ho qui una lista di quelli che hanno chiamato. Questi chiamali, per gli altri lascia perdere. Sono procurato un laser portatile. Posso simulare l'incidente che ha causato la morte di quel motociclista. Attenzione, stia attento. Era trapassato il casco senza lasciare tracce. Naturalmente sul materiale di questo manichino ha un effetto diverso rispetto all'uomo. Giusto, il dottor Graff non ha rilevato nessun segno di ferite, solo ustioni alla retina. Quest'auto. Fermo! Abbiamo trovato il tipo, il mio collega lo sta inseguendo. Già, capisco che abbia dovuto fermarmi e che le dispiaccia, ma da quando Michu è morta mi è diventato tutto indifferente. Forse non servirà a consolarla, ma siamo riusciti a non farle perdere il lavoro. Vi ringrazio. Abbiamo detto al suo superiore che ci siamo sbagliati e che lei non si è allontanato dal suo posto di lavoro. Kunz? Kolb ha preso un ostaggio e si è nascosto nel centro commerciale della Ringstrasse. Marco Kolb ha preso in ostaggio la commessa di una boutique di fronte, poi si è messo al coperto là dentro. Ha minacciato di sparare a quelli che tiene sotto tiro. Io ho già fatto circondare tutto il complesso. Ha fatto delle richieste? Sì, vuole vedere un certo Uber Nielsen. Noi gli abbiamo risposto che deve comunque aspettare l'arrivo di un funzionario di polizia. Come comunicate con lui? Tramite il telefono della boutique. Ah, capisco. Non sappiamo quante armi abbia con sé. Lui utilizza un laser. Procuri degli occhiali di protezione.
Tu resta qui. Nielsen è con lei? No, non faremo venire Nielsen qui dopo quello che è successo a Michulang e a Traum. È una questione di giustizia. Quelli mi hanno rubato il successo. Una canzone del genere si scrive una volta sola nella vita. Michu e Traum me l'hanno portata via, me l'hanno rubata e Nielsen li ha aiutati e pagherà per questo. Se non farà venire qui Nielsen, allora dirigerò il laser su uno specchio della boutique di fronte. Lo specchio respinge il raggio, ma questo riesce a passare anche attraverso le vetrine. Dunque, posso raggiungere qualsiasi punto del negozio che vedo nello specchio. E quello che significa, lei lo sa benissimo. Questa qui è la boutique dove Kolb si trova adesso. Non c'è nessun ingresso sul retro, dobbiamo passare davanti. Questa è l'altra boutique dove si trovano gli ostaggi. Sulla parete ci sono delle cabine di prova. Dietro c'è un corridoio, ma non ci sono porte che lo colleghino alla boutique. Dobbiamo entrare in un modo o nell'altro. Se non portate qui Nielsen, io farò fuori ogni 10 minuti un ostaggio della boutique di fronte. Ha capito, sì o no? Mi ha capito? Ha capito, sì o no? Ora si calmi, per favore. Il signor Nielsen sta arrivando. Appena sarà qui potrà parlare con lui. Bene. Nielsen purtroppo non si trova da nessuna parte. Forse è già in volo per la Germania. Anche se lo raggiungessimo, nessuno potrebbe costringerlo a venire qui. Diamo un'occhiata al passaggio. Forse c'è un sistema per entrare. Ultimo avvertimento. La prossima volta toccherà a qualcuno l'attento. Adesso mi stia a sentire, per favore. Io sto facendo tutto quello che posso. Il signor Nielsen dovrebbe arrivare da un momento all'altro, ma quelle persone che sono nel negozio non ne hanno colpa se qualcuno le ha fatto un torto, ha capito? No. Ho il signor Nielsen sull'altra linea. La richiamo subito, ok? Bene. Thank you.
pazienza. Il signor Nielsen è disposto a fare qualsiasi cosa per chiarire la faccenda. Innanzitutto voglio che lui faccia un comunicato stampa in cui dichiari che la canzone è solamente mia. Bene, faccio preparare subito il comunicato stampa e glielo leggo, così mi dice se è d'accordo con il contenuto. Ok? Attenzione al vetro. Su, esci. Su, vieni. Dammi la mano. Bene, siete stati tutti molto bravi. Gli altri sono a terra davanti all'entrata. Sì? Ok. Su, vieni. Bravo, Alex. Grazie. Piano. Quando dico via, correte più presto che potete verso la porta e poi subito a destra. Va bene, fra 10 secondi. Porti la sua auto davanti all'entrata. L'ostaggio che vede lo porto con me e ci resterà sino a quando sarò al sicuro. Mi lasci, la prego. Bravissimo, Rex. Bravissimo. Dove sei stato tutto questo tempo? Non sapevate che al piano di sotto c'è un negozio di alimentari? Ma gli agenti l'avevano fatto sgomberare. E allora chi ti ha fatto i bomboni? Beh, io. E chi li ha pagati? Meglio non domandare.